Evviva, evviva, eccoci, evviva. Tornati dopo un po' un periodo di assenza, per, anche per il perché, basta guardare, non ce la faccio più, non ce la faccio la vita. Più. Purtroppo, smettendola, puntata. Non è semplice metterci tutte e tre insieme, esatto. Qui ovviamente manchiamo da un po' e la frequenza, botto, e la frequenza esatto. Sale. Nei meandri di Steam. Che culo. Nei meandri di Steam? Sì, come quindi quello di è l'ultimo del, no, dei, anche WiiWare, dei giochini inutili, è l'ultimo, no, anche WiiWare che è ancora più inutile. E partiamo parlando di giochi inutili, parliamo parliamo con Attitude, che è una specie che ho visto giocare questo qua. Bellissimo, un titolo super hardcore praticamente, esatto. Cioè multiplayer votato solo multiplayer esclusivamente, praticamente super hardcore. Con questi piccoli aerei si scelgono tre tipologie di aerei all'inizio, poi sicuramente si sbloccano in stile Call of Duty perks e così via. Cosa sono i perks, Alessio? I perks sono i punti che servono per comprare. No, no. Si sbloccano praticamente i abilità, perks, una specie di bonus, delle cose particolari. Ed è ultra hardcore perché proprio bisogna essere iper tattici nella gestione delle armi, perché c'è un tempo di ricarica, della potenza. Di... Le tre barrette cosa sono? Una è l'energia, una è lo scudo e una è l'accelerazione, per intenderci. Okay. Il turbo, tipo. Il turbo, esatto. Però ci piace, allora, tecnicamente fatto molto bene, no. E divertimento veramente. È fatto molto bene e è carino. Mi ricorda quelle robe alla Worms, quella grafica sì, un po' spettosa, fatta bene. Però perché hai visto il colore arancione di Worms, allora ricordavo. Qui andiamo a un grandissimo titolo che conosceva. Io direi di chiamare Matteo. Amnesia, no, io leggo magazine, PC Magazine, quel capolavoro che viene pubblicato ogni settimana da multiplayer.it, il tuo sito di riferimento. Ah, è vero, ne abbiamo parlato. Esatto, perché è andato penso budget nell'ultimo. No, col pubblico a casa. Ok. Cosa ci dici di Amnesia, quindi? Non ne ho la più parità. Ma allora, no. Scusa. Allora deve essere un FPS adventure. Deve essere. Con a tinte particolarmente horror, dark. Ma quindi c'è la componente dal titolo? Ma c'è secondo me di mezzo c'è il fatto che ti sei dimenticato chi sei. Potrebbe essere. Con una componente di amnesia. Non è male questa cosa. No, io sinceramente... Cosa sappiamo di sto gioco? No, non so assolutamente niente. Ma cosa posso si vedrà? Cosa si vedrà nel video? Grazie a Matteo per il video chiaro. Lo so, survival horror ambientato nel castello di Brandenburg e nei suoi sotterranei. Ah, beh, sono stato a Brandenburg. Fatto dalla Frictional Games. Ah, gli stessi che hanno fatto Penumbra, però. Ma che non hanno fatto Audio Surf. Esatto. Ma stiamo facendo finta di nulla. Audio Surf. Cosa ci vabbè, è facile, Audio Surf è bellissimo. È un gioco che analizza la traccia musicale che gli date. Grazie anche al video di Matteo che fa vedere. Va troppo piano il gioco, abbassi il dettaglio. No, Madonna, dicevamo. Esatto. Probabilmente è un gioco dove lui analizza una traccia audio che hai, te lo trasforma per fare una traccia di gioco. E ti fa il livello. Esatto, una specie di shoot 'em up. Esatto, comunque ha avuto abbastanza successo. Ricorda un po' Amplitude, che erano le musiche preimpostate. In questo caso gli dai la traccia in pasto. Esatto. Ci sono i prezzi? Io sono sempre curioso dei prezzi. No, purtroppo non sono prezzi, ma sono da 1 a 20 euro. Da forse questo ormai euro. Anche meno di un euro, secondo me. Meno di un euro? Secondo me il MES è sui 60-70 centesimi. E il Mac? Sul Mac? Tutta roba che troviamo anche sul no, Mac? No, Audio Surf non c'è. Fino ad ora nessuno che sta anche su Mac. Amplitude, un grande successo. Altitude, sì, ho pensato con Amplitude. Altitude c'è. Anche YouTube. Braid, non ne abbiamo mai parlato. Per la prima volta parliamo di Braid. Grazie a Matteo per il video anche in questo caso. Guarda che tristezza che non riesce a saltare una piazza. Non è Matteo che gioca, ve lo diciamo. Sono Matteo che sceglie, quindi ovviamente. Però è proprio ha dei contatti internazionali dei suoi amici che scelgono i video dei giochi. Dice che non c'è Matteo che sta assistendo alla puntata. Comunque Braid, vabbè, famosissimo. È cosa stato uno più? Dei giochi cardine che ha fatto capire la possibilità. Perché lo mettiamo di un link alle precedenti puntate? Dai. Ma perché scatta così? Non sta scattando. Cioè scatta, va di guadagnare praticamente a uno Alessio. Sviluppatore. Il gioco è stato fatto da solo 100.000 euro più o meno di budget, era stato preventivato. Un gioco fatto da un singolo sviluppatore e ha dimostrato la forza del fare questi tipi di quei tipi di giochi, insomma. Ma lui ne ha fatto un altro perché sta sviluppando. Ha fatto Braid, poi esce uscita per iPhone. No, quelli sono 20 anni, sono 20. Faremo ovviamente nei meandri di iPhone, nei meandri di Android. No, seriamente non ho ancora fatto niente, ma sta sviluppando su questo nuovo titolo che dice che sarà ultimamente rivoluzionario. Anche questo mai visto per adesso. Bellissimo. Lara Croft The Guardians of Life. Quindi facciamo l'Xbox Live Arcade rifatto per
non glielo, però, però no. Anche noi in verità siamo quelli, ci fai fotomontaggi con quelli di Xbox Live Arcade. Vabbè, Lara Croft e i Guardiani della Luce. Tra parentesi, diamo una informazione: è stato annunciato il nuovo Tomb Raider con una Lara Croft molto giovanile, bellissimo. A me mi ha fatto impazzire. Che piccola, è vergine, pare. No, sì, sì, sì. Prima che si rifacesse il seno, esatto. No, a me ha fatto impazzire quell'ipotesi di sviluppo. Esatto. No, è stata rilasciata anche su PC la patch per il cooperative che mancava online, anche in fase per di uscita. E tra parentesi, ci sono anche dei pack aggiuntivi. Esatto. Nuovi livelli, ma di questo? Di Lara Croft e Negative. Ma perché è stato annunciato il nuovo Tomb Raider. Ok, ma però di questo, cioè, tu hai detto è stato, cioè, il cooperativo online. Perché non c'era su quello PC? Ah, però c'era per Live Arcade, perché lo volevamo giocare io. No, non è uscito solo per nulla, è uscito adesso. Ma solo in locale. Solo in locale. Sono in locale adesso online. E quindi cambia anche un po' il gameplay, perché per, esatto, per superare alcuni puzzle bisogna cooperare, appunto, per forza. Poi arriviamo a Machinarium, gioco che tra l'altro abbiamo distribuito noi in Italia. Angolo Marchetta, Marchetta. Vabbè, questo non ci si può dire nulla. Sono anche morti. Capolavoro, è uno dei quattro giochi che ho giocato io nell'ultimo, esatto, anno. Bellissimo, anche su Mac. Questo qui è un'avventura grafica vecchissimo stile, senza dialoghi, senza nulla, tutto a fumetti. Cosa? Aspettiamo veramente il sequel che loro in milioni di occasioni hanno annunciato, ma non si è ancora visto nulla. Ma hanno fatto, se avete già giocato questo, andatevi a cercare online che ci sono i due flash game precedenti, Samorost 1 e 2. Bellissimo. Bellissimi, esatto, effettivamente, grandissima atmosfera, grandissima colonna sonora, esatto, belli enigmi, puzzle, bella anche storia un po' agrodolce, un po' melanconica, esatto, insomma, fatto proprio bello sicuramente consigliato ancora ora. Non perché abbiamo portato noi, ma perché veramente sta stra, peccato per la fine quando lui va a venire, che non ti aspetteresti mai, insomma, che lui è il padre di se stesso. È il padre di se stesso, di Alessio. No, ma veramente non ha senso questa vediamo puntata. Plants vs Zombies, che io non ho, tra l'altro, per cui parliamo di Plants vs, io avevo altri titoli, parliamo Plants vs Zombies. Ma questo, vabbè, è il video del Live Arcade, però. No, perché Machinarium non c'è. Adesso sta a te fare la presentazione. Vai, Plants vs. Allora, che l'hai sentito per la 837esima volta parliamo di questo tower game, tra virgolette, Tower Defense. No, è Tower Defense, perché, esatto, tra virgolette, più Tower, no, Defense, tower, no, game, no, che fare, no, perché Tower Game, che quelli classici hanno il percorso in cui passa un sacco di gente e tu devi porre le strutture, mentre questo qua la filosofia è molto simile. Il problema è il percorso verso, sì, la è veramente casa, rettilineo, è sempre uguale. Sì, comunque, insomma, non fare le, niente, bilanciamento delle risorse a disposizione per bella abbattere tutti gli zombie, grafica cartunesca, grandissimo, altissimo livello di sfida, perché con più si va, esatto, avanti nei livelli con più un casino immane, soldi spesi bene per chi non l'ha mai giocato, perché lo trovate ovunque, lo trovate ovunque, anche bestia Mega Drive. Sarebbe bello far parte del club di quei 10 che l'hanno finito. Esatto, questo è bello, l'hai finito completamente, certo, pure il boss finale. Recettiar e Nitens Shop Tale, questo gioco straconsigliato anche da Tagliaferri, un l'ho letto su un RPG Magazine, la vostra rivista di riferimento per il PC. Particolarissimo, dove tu in pratica fai i dungeon, molto stile giapponese come design, fai i dungeon per poi portare gli oggetti di raccoglimento in negozio da vendere e vendere. Quindi tu gestisci il negozio con questa componente del dungeon. Esatto. Molto molto. Ma qualcuno non l'hai provato? Addictive. No, non l'ho provato perché mi c'è un po' di riduzione. Solo Tagliaferri, gli ha fatto anche un bel articolo. Bello, molto piacevole. Insomma, gioco molto particolare, però è uno di quelli time consuming all'infinito. Grinding pure. Senza, esatto, giapponese. Vai solo avanti a fare, ecco, questa roba qui e la noia si impenna, palle rosse, verdi e blu per 45 ore per raccogliere l'oggetto che poi vedi, ecco, palle blu sono arrivate che mancavano ovviamente a tutto. Vabbè, comunque il gioco è molto attuale, è già passato. Vabbè, The Path, bellissimo il gioco, il percorso, guarda quanto scatta, sì, anche questo è un questo problema, Matteo, comunque diciamo sempre il Matteo. Gioco è questo specie di rivisitazione della favola di Cappuccetto Rosso, si scelgono queste 5-6, non mi ricordo quante erano, ragazze, donne in fasi diverse dell'evoluzione, mi piaceva molto perché invece, bellissimo, delle solite maggiorate hanno messo un'androgina, e sai che la mia omosessualità, esatto, latente, si la poteva sfogare. Comunque il gioco non ha interfaccia, non ha niente, è anche molto difficile da giocare perché non si capisce che bisogna fare per moltissimo, esatto, gioco, addirittura delle parti si sbloccano solo alla terza o quarta partita. Loro sono gli stessi di percorsi, loro sono gli stessi che fecero dei Graveyard, quello con la vecchiarella, li facevi camminare e moriva sulla panchina. Un gioco molto molto particolare, visionario, ultra trama, proprio veramente un parto mentale, sì, molto, sì, scatta così il gioco, no, esatto, il gioco, esatto, in realtà è fluidissimo, questo è Matteo, non so perché, ma insomma, grandissima ispirazione, sì, e più un'opera d'arte, opera che d'arte, non è l'anima che gioco, Torchlight uno dei più riusciti Diablo clone, assolutamente disponibile, probabilmente il più riuscito, uno degli ultimi tempi, prezzo, assolutamente, sì, 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 assolutamente, lo sto, sì, livello, giocando, qualità prezzo numero uno elevatissima, questo weekend ancora ci sono fatto, abbiamo visto il 2, stiamo aspettando il 2, no, sì, che già abbiamo visto, che più vario, c'è più effetti atmosferici, anche più online, ma già uscito, no, no, deve uscire ancora, c'è il cop pure, sì, mi ricordo, l'abbiamo visto
davanti a Cologne, esatto. Esatto, il gioco va bene, insomma, appunto, dicevamo, un action RPG purissimo, quindi anche qui grinding, fra virgolette, per prendere, esatto, l'equipaggiamento città, migliore. Città dove si acquistano oggetti, si farmano, si combinano tra di loro. Si prendono le quest. Ci sono le quest, ci sono i dungeon infiniti. Random, cosa facciamo? Allora, sono, c'è la quest principale che sono 50 livelli e poi si creano dungeon random infiniti. Sì, cosa facciamo? Lasciamo Diablo 3 sullo scaffale e continuiamo, certo, a giocare a Torchlight? No, però sicuramente poi, l'attesa di Diablo 3, visto che probabilmente il miglior clone attualmente di Diablo. Okay. The World of Goo. World of Goo. Questo pure è bellissimo, un sì, altro puzzle game, assolutamente. Voi dovete controllare questi goo, queste palle di varie cose. Sì. Anche questo con un'evoluzione che non ci si aspetterebbe, perché man mano è andata avanti nei mondi cambia veramente lo stile di gioco, come andando, ce ne sono alcuni diventano quasi shoot 'em up e diventano complicatissimi. Complicatissimo, naturalmente, molto ben riuscito da un punto di vista anche visivo. Anche questo adesso arriva pure sui pad, che non vedo l'ora di farmi. Disponibile per Mac pure, ovviamente. Sì, assolutamente, su, anche su Mac. Le demo si trovano, però volevo dire che si trovano anche, volendo, nei vari siti di gaming di Flash Game. Ma stai dicendo di torrents parlando? No, di siti di Flash Game. Si trovano. C'è World of Goo Flash. Sì, sì, sono grandissimi, sono cloni, completamente identici. Per sperimentare gameplay. Se dei pulciari come lui che spende 5 euro al giorno per pacchetto di sigarette, non può spendere un euro e mezzo per comprarsi World of Goo. E poi paga l'abbonamento a YouPorn Premium. Cioè, quindi non ne parliamo. YouPorn Premium. Quindi non ne parliamo. Altro titolo. Zenocash. Un po' più Clash. Sottotono, fra virgolette, esatto, nel senso è passato un po' più sconosciuto, ma veramente bello a livello visivo. In cui picchi degli uomini seminudi. No, un beat'em up in prima persona, dove era spinta tantissimo l'effetto della fisica, sia nel carica dei colpi, sia nel ricevere. Stavano facendo il 2, insomma, il gioco è andato molto bene, anche se poteva, non, insomma, non aveva una grandissima varietà, diciamo, però un FPS è spettacolare, però, bellissimo, solo un po' ripetitivo. Noi stanno facendo questo 2 che aspettiamo tutti, perché se danno un po' più di varietà, un po' più di certo, trama, diciamo, un po' più di sostanza, questo ricorda. Ma però uscirà sempre una versione, no, esce solo, sì, sempre digital delivery. Sì. No, poi Xenocrash, se non ricordo male, avevano anche scatolato successivamente. Guarda, figata, è uno dei combattimenti più belli, però. Ricordava molto Alien Morrowind. Come si chiamava quello là? Dark Messiah, Might and Magic, come stile di combattimento. Cosa facciamo? Ci arrabbiamo con Santica perché questo video non scattava? No, questo era troppo fuori. non rispetta gli standard. L'ha fatto noi. Allora, noi ci vediamo a breve, non tra 15 giorni, per un video di Natale. Però prima di Natale. Prima di Natale, assolutamente, per l'anno nuovo, tutti incappucciati. Con tutti i giochi di Natale, del digital delivery di, esatto, Babbo Natale. Esatto, Plants vs. Zombies. Pensi di Natale così. Ciao. Chissà com'è, te lo dice con tutto l'aria. Era un minuto fa, chissà perché dappertutto l'ho visto, te lo dice. Non mandate solo chi ce n'ha di più per darvi a chi non ne ha. Sono Antonio, Alessio e Pierpaolo, che branco di sfigati. Se davvero ci tieni potrai vedere più là in un'altra puntata.